Sonda in Onda oggi ospita un progetto di base a Bologna che si chiama Kostia. Ciao, Costantin. Ciao. 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 Allora, Kostia da dove nasce? Allora, Kostia è il mio progetto solista. Uh-huh. È l'abbreviativo del mio nome per esteso. Okay. Sono di origini russe. Uh-huh. E in russo, insomma, la forma più breve è Kostia. Ok. Quindi il significato è molto semplice. Molto diciamo, semplice, molto sì, semplice. È come dire, okay. Davide o Giovanni. Ok, ok. Allora, il tuo progetto in che ambito si muove a livello musicale? Io lo collocherei nell'ambito del pop sperimentale, uh-huh. Diciamo, sì. Poi ovviamente le influenze sono tante, sono più o meno onnivoro come ascolti, quindi ho fatto un percorso di studi jazzistico, ascolto pop, musica classica, insomma. Di tutto e di più, quindi. Esatto, però dopo le chiorei nel pop sperimentale. Ok, sì. Ma facendo dei nomi che ti possono aver ispirato, chi allora, possiamo fare? Allora, potrei citare Saint Vincent, uh-huh. Ho avuto una fissa per Little Dragon, ah, ok. James Blake, non so, Animal Collective. Bei nomi però, complimenti. Ok. Allora, testi e musiche scritti da te. Sì. Giusto? Esatto. Ok. Testi in? Testi in inglese. In inglese, appunto. Sì. Perché ti risulta più facile? Perché il genere si presta di più, secondo te? Per quale motivo? Principalmente perché ho sempre ascoltato musica in inglese, okay. Per cui mi viene più naturale pensare alla mia musica con dei testi in inglese piuttosto che in italiano, sicuramente. No, ok. Poi magari l'italiano si presta meno, comunque. Ma non è detto, però okay. Ogni tanto dovrei provare, ma... Okay. Non hai ancora provato, quindi? Non ho ancora provato, okay. No. Potrebbe... Okay. Da fare, diciamo. Da fare, esatto. Ok. Nei testi cos'è che vai a raccontare? Allora, tendenzialmente i testi vengono sempre dopo la musica, sono okay. L'ultima cosa che arriva. E le tematiche solitamente sono relativamente personali, mm-hmm. L'ultimo pezzo che è stato pubblicato tratta del rapporto complicato con lo schermo del telefono, ad esempio. Ah. Un altro brano parla di, insomma, suggestioni che magari ho avuto passeggiando in montagna, oppure cose di questo tipo. Ok, beh, dallo schermo del telefono a suggestioni alpine, sì, c'è di tutto e di più dentro. Esatto. Ok, perfetto. Allora, hai pubblicato un primo EP nel 2020, sì, esatto, giusto? EP di Festes. E adesso invece stai pubblicando il secondo EP, è così? Esatto, sto pubblicando pian piano un nuovo EP composto uh-huh. di quattro brani che si chiama Negative of Reverie, okay. Per un'etichetta bolognese che si chiama Pluma Dischi. Uh-huh. E, ecco, prossimo, il quarto pezzo dell'EP uscirà a gennaio, okay. All'inizio anno, ecco. Ed è il quarto di quattro, quindi? Il quarto, esatto. Ok. Dal vivo ti esibisci, fai concerti, immagino? Sì, ovviamente non quanto vorrei. Quello come perché, tutti gli artisti. Esatto, c'è un po' di insoddisfazione da parte di molti a quel punto di vista, però ecco, ci provo. Sto preparando un set in solo, uh-huh. Che è una cosa che ho sempre voluto fare, mentre ho un set in quartetto. Con cui insomma mi sono esibito. Fino ad adesso. Bene, perché lui è Kostia, quindi tematiche varie, come avete capito, dal telefonino alla montagna, da ascoltare.